Però con due sarà tutto un po' più hard, prenderà spunto da 50 sfumature di tecnologia. Ci serve veramente tutta questa tecnologia per una serie di problemi che per ora la chimica risolve, in futuro ci penserà la tecnologia. Ecco una domanda. Tra l'altro lui è promotore di Gesù Chalice, non Gesù. Una domanda, non so se si sente. Allora dica a tutti la differenza tra vinile e CD. Ma l'abbiamo, insomma, il CD, il compact disc, sostituisce il vinile quando nel 93 siamo al minimo delle vendite degli LP, che cadono effettivamente. Però la notizia l'ho riportata e ci ho scritto perché nel 2013 le vendite di LP sono salite del 30% e hanno incrementato un mercato molto grande, cioè è risalito l'LP. Perché ha alcune caratteristiche che il CD non è stato capace di restituire, soprattutto quella di una certa naturalezza del suono, anche un po' imperfetto, perché questo è, che sembra più caldo a chi sente la musica di alta fedeltà, soprattutto a chi in questo caso... Ecco, la musica suonata, la musica dal vivo è un certo tipo di musica. E poi mi sono scoperto, ma come mai, che altro c'aveva di... Non proprio l'LP, non poteva conservare tanta musica dentro perché il numero di giri massimo era 78, non potevi, il laser invece ti permette di immagazzinare molte più informazioni. Infatti il CD nasce per le immagini visive e non direttamente per la musica. Poi non si corrompe mai il CD, o perlomeno non sappiamo quando si corromperà. Peraltro il vinile conservato per bene, se non lo metti in umido, perché la muffa la piglia, ma normalmente regge parecchio. E mi sono domandato questo mettendo sul piatto del mio Torrens, con la testina Shure, io ancora c'ho sta roba qua, un vecchio disco degli Yes. La verità è che è vecchio. È vecchio, cioè, la verità è proprio vecchio. Allora, questo disco degli Yes, che è un disco barocco, che si chiama Tales from Topographic Oceans, manco si ricorda più, era bellissimo, soprattutto c'era delle copertine straordinarie, Roger Dean disegnava degli Yes, delle copertine straordinarie, che le CD sono piccole così, non si possono guardare, non si legge manco nemmeno. No, ho detto, va bene il CD, l'iPod soprattutto, perché me lo porto appresso, ci metto 3.000 brani, quello non lo posso sostituire, ma accontenterò che il suono non sia così, però forse possono coesistere tutte e due, in realtà coesistono, con la differenza che nessuno può piratare un LP, mentre invece la musica elettronica sappiamo che invece può essere piratata. Rimango un po' così, lì non saprei dire chi vince, perché vedi che coesistono tutte e due. Sì, poi immagazzinare...